La prevenzione del tumore mammario è una prevenzione secondaria, nel senso è impossibile prevenire nel vero senso della parola, cioè arrivare prima. Il ruolo della prevenzione in questo caso, perché si chiama secondaria, è arrivare in tempo, cioè arrivare quando la malattia è ancora in fase precoce, quindi è facilmente curabile, è facilmente risolvibile. Siamo riusciti ad arrivare al pubblico con il nostro obiettivo, che era quello di sensibilizzare riguardo non solo i tumori al seno femminili, ma soprattutto riguardo al tumore al seno maschile, di cui pochi sono a conoscenza. Io sono paziente oncologico, sono stata operata 4 anni fa di carcinoma mammario. E da quel momento non ero mai stata bravissima con la prevenzione. Da quel momento ho iniziato un percorso diverso, quindi molto attenta alla prevenzione per me, ma soprattutto per gli altri. Quindi quello che ho ricevuto in questi 4 anni, dopo la diagnosi, io vorrei restituirlo agli altri, quindi con la conoscenza, con la diffusione dell'importanza della prevenzione e soprattutto dell'autopalpazione, perché è il modo in cui io ho scoperto di avere un nodulo al seno. Se tutti aderissero alle campagne di screening, e alla prevenzione primaria, noi riusciremo a ottenere un 40%, niente poco di meno, di morti in meno per tumore in tutto il mondo. Detto questo, qui purtroppo lo screening, quindi la prevenzione secondaria, ha un'adesione molto bassa, intorno al 30-40%, molto molto bassa. L'obiettivo dell'Europa è circa il 90% nel 2025 e noi abbiamo forse dei dati migliori unicamente per un tipo di tumore che è quello della mammella, e questo grazie proprio alla battaglia che si fa sulla prevenzione, anche dal punto di vista mediatico, coinvolgendo il maggior numero di associazionismo possibile e anche di iniziative importanti. Adesso attualmente è l'Ottobre Rosa, come voi saprete, e quindi è proprio il mese dedicato alla prevenzione del tumore della mammella. E per questo tipo di tumore, su una fascia di età che va dai 45 ai 49 anni, la Regione Lazio ha permesso anche a questa fascia di età di donne che non appartengono alla fascia dello screening di poter partecipare anche loro ai vari test in maniera del tutto gratuita. Quindi cosa dobbiamo dire ai cittadini? Aderite, aderite, aderite alle campagne di screening, perché solamente aderendo alle campagne di screening ci permettete di fare una diagnosi precoce, a volte preclinica, del tumore e permettere a voi di raggiungere il nostro obiettivo, che è di farvi guarire. L'incidenza del tumore della mammella aumenta con l'età, quindi anche dopo i 74 anni, esiste ancora l'incidenza di tumore della mammella. Fino a 74 è previsto lo screening di popolazione. Quindi vuol dire che la regione o la provincia deve contattare le donne e le deve invitare, a volte con più di un invito, ad eseguire la mammografia. È necessario riconoscere di aver paura e accettare la paura. L'importante è non lasciarsi abbattere e cercare di vedere i lati positivi della vita e tenere sempre bene a mente gli obiettivi della propria esistenza. L'alimentazione fa parte della prevenzione primaria, quindi dovremmo cercare fin da piccole di istruire i bambini e anche i genitori a come si debba mangiare in maniera corretta. Negli ultimi 70 anni tutti gli studi portano a una conclusione che la dieta migliore da seguire per quanto riguarda sia i tumori ma anche per tutte le patologie cardiovascolari è la dieta mediterranea, quindi quella del nostro territorio, in cui si prediligono i cereali integrali, la frutta secca, l'olio d'oliva extravergine, i legumi, il pesce azzurro, e povera appunto di carni bianche, e cercare di escludere quelle il meno possibile quelle rosse. Ed escludere completamente, perché fanno parte, diciamo, degli alimenti cancerogeni, gli insaccati, limitarli al massimo una volta a settimana seguendo le linee guida. Nel 2017 mi è stato diagnosticato un cancro al seno. Ebbene, anche nell'uomo è una patologia, questo del cancro alla mammella, che può essere riscontrata non con una certa frequenza, si parla di circa l'1% delle diagnosi di tumore al seno che vengono poi attribuite alla popolazione maschile. Io devo ringraziare mia moglie
che nel 2017 riuscì con una carezza, grazie alla sua sensibilità, grazie al fatto che è donna e che sa anche fare autopalpazione, riuscire a individuare un'anomalia nel mio corpo, quindi vicino al capezzolo del pettorale sinistro, quello che ritenevo essere l'unica parte anatomica che potesse dare la condizione, anatomicamente parlando, appunto del maschio, dell'uomo, quindi pensavo noi avessimo soltanto un petto. Beh, sana prevenzione, una sana attenzione è molto importante da tenere in considerazione e da attenzionare appunto anche al sesso maschile, che di per sé già è poco attento alla cura del proprio corpo, se non andare in palestra o fare un po' di sport, ma non tanto in quanto in termini di prevenzione.